Salve a tutti ragazzi, bentornati al vostro Jack. Questa volta, come potete vedere, ci siamo qui su Dead Space. Signore, se non c'è qui nello scorso gameplay, siamo andati al centro di comando e abbiamo riattivato le difese della nave. Quindi adesso gli asteroidi non ci danno più problemi. Quindi siamo in volo e gli asteroidi ormai vanno tutti distrutti. Quindi adesso siamo andati al centro botanico e ci stanno problemi. Manca l'ossigeno. Isaac, sento l'aria contaminata persino da qui. Si diffonde più velocemente del previsto. Sto cercando di isolarla, ma non servirà molto. Dobbiamo buttare quella cosa fuori dalla nave. I reagenti che ti servono sono nel laboratorio chimico. Ti aprirò la porta una volta che sarai arrivato là. Ok, grazie mille. Quindi dobbiamo cercare di distruggere tutta questa robaccia e quindi ci dobbiamo potenziare. Quindi tutto è di livello 3, signori. Da un povero ingegnere povero, appunto, con un'armatura di merda, diventiamo sempre più fighi, sempre più corazzati. Niente di che, alla fine è sempre la stessa armatura, solo con qualche pezzo in più. Tutto qua. Quindi momento Transformer, momento cabina telefonica, tipo Superman è uguale. C'è giusto gli stivali un po' più corazzati e il torace. E basta. E il braccio mi pare un po' più figo. Dietro anche un pochino più figo. Tutto qui fa cagare la tuta di livello 3. Quella a livello 2 solo leggermente più corazzata. Vabbè, dai, su. È caruccia. Ma che a livello 4 almeno ci mette anche l'altro spallaccio più figo. Quindi adesso quanta armatura abbiamo? 10%. Vabbè, oh, da 5 a 10. Buono, buono. Ok, mi sembrava un nemico. L'ordine naturale. Sei cieco come gli altri. Chi cazzo sei tu? Come ti chiami? Chi? Sembra che abbiano riprogrammato le serrature di questo ponte di recente. Pare che dopo tutto qui non siamo soli. Qualcuno vuole tenerti alla larga da questa zona della nave. E quindi tu adesso mi apri, brava, brava schiavetta, così si fa. Lascia fare a me il lavoro e voi state al sicuro lì. Ok, quindi dobbiamo cercare sto pazzo. Ma è tutto buio qua. Oh, salve, piccoletto mio, come stai? Sì, stavi male. Vediamo un pochino il secondario di questo, non mi ricordo. La bomba, ok, allora mi ricordavo bene. Questa qua esplode. Appena ci passo sopra, uguale. Ah, no, 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 no. Ok, oh, buona, l'ha shottato male. Molto buona. Ok, no, perché mi avete chiesto di vedere le secondarie di queste armi qui. Io non me le ricordavo. Però quella lì mi ricordavo qualcosa. Però non mi ricordavo se era Dead Space 2 o 3. Invece no, è già dall'1. Quindi no, il 3 non c'è stato, era già contato. Vabbè. Quasi si è impazzito tutto, ovviamente. Lì ci sta un nemico nuovo. Adesso andiamo a vedere. Però prima di andarci, controlliamo qui dentro cosa ci sta. Tanto usiamo la pistolina. Prima abbiamo dato dei colpi. Ok, munizione raggi a contatto. Nient'altro. No, ok. Ce l'abbiamo qualche nodo? Fammi controllare. No, zero. Che culo. Va bene. Questo coso non viene indietro, vero? Ho sentito il rumorino di cosa. No, ok. Sembra che c'era qualcosina. Ok, nuovo nemico. Questo qua vanno a staccare tutte le braccia. E se ci avviciniamo ci stacca la testa. Tutto qua, niente di strano. È soltanto un nemico che è shotta e da lontano va ucciso. E se non ci sbrighiamo gli si ricostruiscono gli arti. Quindi dobbiamo essere velocissimi. E dai. Finito? Morto? Sì. E questo qua è un suo piccoletto. Sì, che ci spara. Però non ci spreco di certo un colpo. È esploso. Ok. Non me lo ricordavo che esplodeva. Da oggi in poi ci sprechiamo i colpi. Ok, perfetto, buono a sapersi. Ma non so se esplose il ciccione oppure quel piccoletto là. Comunque ho finito tutto. Mi devo comprare qualche colpo invece della tuta. Merda, merda, cioè, mi è rimasto da terra già a contatto. E mo che faccio? E mo so fottuto. E mo so fottuto. Ciao ragazzuoli, come state? Allora, dobbiamo aspettare sto coso. Ok, corri, 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 corri. Ok, ehi là. Mortacci tua. E di che non te lo dice? Levati, levati, mi hai fatto sprecare un colpo, stronzo. Ecco, così ti impari. Vabbè, dai, me l'ha ridato. Molto gentile da parte sua a ridarmelo. Allora, aspettiamo che questo coso ritorna. Ok, vai. Perfetto, siamo passati, eh. Sei vicino alla postazione chimica. Presi i reagenti, avrai bisogno anche di un campione di DNA del tessuto alieno. Vedrò di trovarne uno nei registri. Ok, grazie mille, amichetta mia, amicetta mia. Dai, su, andiamo. Che qui era chiuso se vi ricordate, qui non ci potevamo andare. Quindi serve anche un campione alieno. Quanta roba, qui che c'è un audiolog? Sì. Registro personale, dottor Challus Mercer. Ora ho un soggetto vivente da studiare. Sono ansioso di verificare la teoria sulla rigenerazione.
Il contenimento iniziale è stato problematico, ma ora il paziente è tranquillo. Si fida di me, dottor Kane. Ha messo la sua vita nelle mie mani. È consapevole del suo ruolo in tutto questo. Comprende ciò che faccio. La fronte è stata preparata e segnata. Che vuoi fare con quella cosa? Ora sto tentando di creare un varco per inserire il campione di tessuto dentro. È malato. È un dottore malato. Mamma mia. Elaborazione richiesta. Attendere. Ok. Composto antigenico completato. La tua lotta per sopravvivere è ammirevole, ma inutile. Ah, eppure continui a tentare. Mercer, sei tu. Riesci quasi a convincermi che la nostra specie possa avere qualche speranza. Soltanto io posso vedere che noi siamo morti molto tempo fa, solo che non l'abbiamo ancora accettato. Smetti di fuggire, di lottare. Il nostro futuro, il tuo futuro, il futuro della nostra razza finiscono qui. Lascia che ti presenti al figlio dell'umanità, colui che ci sostituirà. Il nostro capolavoro. Ma vaffanculo, va. Pazzo. Questo dovrebbe essere Mercer, quello là che abbiamo sentito nell'audiolog. Che testa... Ecco, lo sapevo io. Sì, volete sapere una cosa? Questo è mortale. Non per dirvi nulla, però è immortale. Non muore. Questa è immortale, signori, hai sentito bene? È immortale. E noi gli facciamo nulla. Nulla. Che devo mettere il coso dentro? No, non è vero. Adesso no. Dobbiamo soltanto resistere. Aiuto! Questo non muore. Che cosa faccio? Aiuto, mamma. Sto senza colpi. Che faccio? E che faccio? Niente. Ma attacca a cavolo. Ma attacca a cavolo. Non puoi ucciderlo, Isaac. Continua a rigenerarsi. Vattene da lì. Aprimi la porta. Ti riblocco. E chi si è visto si è visto. Corri, corri. L'unica cosa che possiamo fare è scappa di qua. Dai, 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 dai. Ce l'ho dietro. Lo so che ce l'ho dietro. C'è qualcuno? Rispondete. Forza, Isaac. Kendra, c'è qualcuno? Hammond, dove diavolo eri finito? Ho raggiunto l'idroponica. Qui è un disastro. Tutto distrutto. Respiro a fatica. Quella roba organica cresce ovunque. Bruciano gli occhi. Ho le allucinazioni. Bella. Hammond sta male. E ci abbiamo quello immortale dietro. Ora devi trovare un campione di DNA della materia organica. Secondo i registri c'è un campione inerte in terapia intensiva. Un certo dottor Mercer lo stava studiando, a quanto pare. Sto cercando di contattare Hammond, ma ricevo solo disturbi in risposta. Devi fare in fretta, Isaac. Devo fare in fretta, sì, ho capito. Però se sto senza colpi, ci abbiamo un coso immortale dietro, non è che posso fare tutto in fretta. Devo fare cose con calma. Per fortuna c'ho un po' di crediti e mi sono comprato i colpi. Almeno quello. Quindi mo siamo un po' a posto, non tantissimo. Che non è che ci abbiamo tanti colpi. Infatti, sì, ce le abbiamo cariche, ma non abbastanza. Questo è quando non hanno niente sti colpi. Poi è tutto buio, non si vede niente. Quello che vedo io vedete voi, cioè. È fatto apposta sto gioco, però... Ah, rieccolo, La tua persistenza mi sorprende. Arranchi senza mai darti per vinto, fino all'ultimo respiro. Ti aggrappi a ciò che un tempo era il tuo mondo. Ora, però, appartieni ai figli. Sii lieto di sapere che la tua morte porterà alla loro nascita. Ascolta, riesci a sentire? Sento tanto versi. Arriva. Di le tue preghiere. Arriva con l'immortale, arriva. Mortacci tua, le tue preghiere di merda. È bastardo, me la sta a tirare, oh. Me la sta a tirare. Lì è chiuso, non posso andare avanti fino a quando lui non scompare. Ok, perfetto. Che non è che possiamo ucciderlo, no, dobbiamo aspettare che scompare. Mi pare giusto. Vabbè. Eccala. Amico mio, io volevo andare a prendere quelle cose dentro la porta, no? Però se tu mi fai così... Ok, corri, corri, prendi tutto. Prendi tutto e scappa. Così possiamo scappare. Via, 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 via. Mi resta un po' di roba... Aspetta. Il coso è rotto. Il coso è rotto. Merda. Merda. Ok, un po' l'abbiamo rallentato. Devo trovare un nuovo fregno, mi pare. Oppure devo uccidere tutti, semplicemente. Tranne lui. No, 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 no. Qui c'era qualcosa da prendere. Devo prima staccare questo, sicuramente. No. Ok, devo uccidere tutti. È l'unica. Ah, che
palle. Che situazione di merda. Che situazione di merda. Una brutta situazione. Uno è mortale alle calcagna e pure nemici. E vaffa frega, cazzo di urli, tu muori. Eh sì. E tu invece pensa di costruirti la gamba. Ecco, così almeno non mi rompi le palle. È un po' ansiosa sta parte qua. È chiuso, come faccio? Come? No, devo uccidere tutti, è l'unica. Sì, mi hanno bloccato. Che faccio? Allora, una cosa per volta. Tu senza testa devi da morire. Purtroppo quando sono senza testa fanno così. Non ci posso fare. Per quello immortale vicino alle mie gambe. Dai, ok. Devo ricaricare. Fortuna che stanno dei colpi multiraggio. E mori, troia. Ok, ok, ok. Dai, questo si sta ricostruendo la gamba. Se mi prendi so fottuto, perché quello lì mi potrebbe colpire. E mori, testa di... Mamma mia, non muoiono. No, no, amico mio, io ti voglio bene. Ok, ti voglio bene. Però te devi levare dalle palle. Per favore. No, devo ricaricare pure questo. Meno male mi sono curato. Aiuto. Aiuto. E dai, levati. Ok, dov'è il piccoletto? Muori anche tu. Minchia, mi è arrivato. Non so se stava ricostruito. Ok. Dai, che devo fare? È tutto chiuso. Qualcuno continua a bloccare il protocollo della porta. Ecco, ho bypassato la serratura. Forza! Sì, l'hai bypassata una volta, che ho ucciso tutti, ho finito tutto. Renditi conto. Ho finito tutto. Io che ho comprato un po' di colpi, eh. E guarda quello come si ricostruisce. Non vi credete che non ci segue, eh? Ci segui, adesso no. E ho finito pure i kit medici. Merda. No, no, ci segue pure adesso. Dammi un kit medico, ti scongiuro. Merda. Non ce l'ho. Signori, non ce l'ho. Ah, merda, stiamo nei guai. Aspetta, questo qua lo fa così. Merda. Non è una bella situazione senza vita, eh. Meno male che ho la corazzatura. Ma se non ce l'avevo... che cazzo. Io ti rallento. Sì, vabbè, quanto tempo ci metto. Faccio così e baffa frega. E tu muori. Ecco. Dimmi che l'ho ucciso. No. Non posso morire, non adesso. Ok. Questo almeno l'ho ucciso. Devo stare attento a questo fregno qua per terra. Ok. Kit medico. Dimmi che ho kit medico. Ti prego, sto messo male. Ah, sì. Che culo. È una brutta situazione, eh. Oh, cazzo. No, no, devo andare a vedere chi è. Chi sei? Non posso neanche sparargli. Evviva! Jane! Non ci dice nulla, piange e basta. E piangi per questa qua che è la tua gemella? Ecco, ora siete vicini per sempre. Non la posso uccidere. Vabbè, comunque, adesso sta vicino alla sua gemella. Ma fatta piancopro, perché ho visto una nuova. Ho detto, oddio, chi cavolo è? Madonna, sto senza vita. Oddio. Questa è quella che si era suicidata. Mo' improvvisamente i cadaveri si sono mossi. Ok, qui non c'è nulla, dai. Un qualcosa. Mo' qui manca l'ossigeno, ve lo dico. Non era nell'altra volta, ma questa volta sì. Ok, qui abbiamo preso tutto, non c'è stato nient'altro. Audiolog. Registro personale, dottor Challus Mercer. L'esemplare continua a rispondere bene agli esperimenti. Robustezza ed elasticità cellulare sono notevoli. Il dottor Kain, ne sono certo, non approverebbe. Ma non voglio pensare a questo, dato che il buon dottore è al momento occupato con il marchio. Come se contasse qualcosa. È rimasto vittima della demenza che ha colpito la colonia. Giusto io. Vabbè. Isaac, finisci di miscelare il... Ora basta, è troppo. Accetta il tuo ruolo nel progetto divino. Riconosci la tua estinzione. Attenzione, avaria del supporto vitale nell'infermeria. Che diavolo era quello? Decompresso l'intero ponte e mi stai scusando. Merda, ci stanno sti cosetti piccolissimi.
Mi volevo far sentire l'audiolog, lo sapevo che se andava avanti l'audiolog si toglieva, vabbè comunque stava a fare esperimenti su quel poveraccio. Sti cosi sono arrivati all'improvviso, non me l'aspettavo, quindi dobbiamo prima ucciderli perché avete visto come shottano, specialmente quando c'è poca vita. Per questo dico sempre, va potenziata avere un po' di kit medici. Io stavo a correre, ma me l'ho proprio completamente scordato di quelli, avete visto? In gruppo fanno male cane. Vabbè, allora facciamo finta che non è successo niente. Mo stavo correndo e non devo farlo perché Dead Space è fatto così. Mo prendo. Giunta Ma campione questa. 9797 Sì, lo confermato. togliamo perché tanto. Richiesta miscelazione. Ok, fatto. Corri. Ci sei, Isaac. Finisci di miscelare il. Ora basta, è troppo. Accetta il tuo ruolo nel progetto divino. Riconosci la tua estinzione. Attenzione, avaria del supporto vitale dell'infermeria. Che diavolo era? Beh, do più tutto. Hai decompresso l'intero ponte e mi stai escludendo da quei sistemi. Tutta l'aria è stata dispersa nello spazio. Aspetta, questo attacco è Dovresti buono. riuscire a riattivare tutto dalla postazione della sicurezza, ma non hai molto tempo. Hai visto? Questo è l'altro attacco secondario. Buono, lì c'era anche cosa esplosiva e non l'avevo mica visto. Sto co senza colpi, ci ho dato il raggio a contatto. Sto senza vita. È veramente. Boh, sì, pure il ciccione ci mancava. Sì, bella, ciao. Vaffanculo, stronzo. Mi dispiace, ma sti colpi qua non ce li spreco con te, eh. Via, via, via. Tanto non ce passi qua, merda. Ok, vai, 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 vai. Corri, corri. Eh sì, ci mancano pure i piccoletti. Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro. Corri, 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 corri. Apri, ti scongiuro. Apri, chiudi, 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 chiudi. Ah, che culo. Riattiviamo subito il supporto vitale. Perfetto. Hai quello che ti serve per preparare il veleno. Torna al laboratorio chimico. Qualsiasi cosa tu voglia fare, falla in fretta. Non riesco più a respirare. Sto perdendo il segnale, Hammond. Adesso vedo di passare su. Ah, merda. Ho perso il contatto. Cercherò di localizzarlo. Devi assolutamente miscelare quel composto. In compenso però ho di nuovo la vita. Anche se non c'ho i colpi sicuramente. Anzi, no, aspetta, forse c'ho qualcosa da vendere. Infatti. Meno male, un pack di stasi lo vendo. Energia a contatto pure lo vendo, non mi interessa. Prendiamoci energia plasma. Munizione multiraggio e basta. Per il momento, perché queste qua sono le armi più importanti. Porca miseria, siamo messi malissimo, eh. Questo capitolo è veramente tosto. Sto qui a posto, ricarichiamo questo. Ora dobbiamo tornare indietro. Ritornare dove è spawnato, insomma, quello è mortale. E niente, dobbiamo miscelare la miscela del veleno. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Tornare indietro, fare attenzione a quello stronzo. Ma per fortuna possiamo combattere un po' di più. C2, togliamo un colpo. Riguardo l'atmosfera, il rapporto di un superstite indica che un'enorme creatura è entrata nel ponte idroponica dall'esterno della nave. Per questo l'aria ha iniziato a degradarsi. Il superstite l'ha chiamata Leviatano. Andiamo bene. Comunque questo attacco secondario è molto buono per i piccoletti. Meno male che l'ho usato. Guarda, meno male che. Sono andato a vedere. Ok, abbiamo 0 nodi perché abbiamo aperto la porta. È vero, è vero, è vero. Merda. E vabbè. Niente, facciamo finta che non ho quella porta lì. No, la merda. Non l'abbiamo mai aperta. Non abbiamo mai preso nessun nodo. Ok, dobbiamo entrare qui. Quindi ci andiamo anche subito. Questi qua per fortuna sono morti e non resuscitano. Io direi di sbrigarci. Siamo arrivati tanto. Ok, mettiamo la miscela. Elaborazione richiesta. Attendere. Miscelazione completata. Rimuovere la Capsula di capsula. veleno. Speriamo che il veleno funzioni. Torna alla stazione di trasporto e raggiungi subito l'idroponica. Hammond non risponde più, quindi stai attento. Non possiamo sapere quale sia il livello di contaminazione di quel ponte. Inizio ad ammirare la tua tenacia per quanto fuori luogo. Penso che dovresti vedere l'intero progetto. Non rifiutare le offerte dell'unica mente. Meriti di essere testimone, almeno. Stronzo. Che stronzo. Certo siamo scappati a culo in quel corridoio, veramente. Se non c'avevo il raggio a contatto ero morto. Vedetevi conto. Tra ciccioni, strozzi che mi seguivano. Vabbè, lasciamo perdere. Qui per fortuna c'è un kit medico che uso subito. Era quello piccolo, quindi la tacchetta ce la siamo rimessa. Ok, qui un po' di colpi, vi scongiuro. Oh sì, questa qui non la dobbiamo ricaricare. Perfetto. Un po' di crediti anche, ci sarebbe. No, vabbè, dai. Almeno adesso abbiamo tutte le armi cariche. Almeno questo. Vediamo un pochino questa qua. No. Questa qua sì. Ok. Ah, sto pezzo. Merda.
Ora forse capirai. La mia opera deve continuare e continuerà. Io, il dottor Challus Mercer, sarò il catalizzatore della salvezza delle specie. Questi esemplari torneranno sulla Terra con me. Io diffonderò la loro gloria divina sull'intero pianeta! E in quanto a te, resterai qui con la mia creazione. Accetta l'inevitabile. Vabbè. Sì. Signori, dobbiamo congelarlo. Sì. E per farlo, dobbiamo entrare qui dentro. Quindi, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, eccolo. Deve stare qui dentro. E qua non si deve muovere. Poi, gli stacchiamo tutte le gambe. Così. E vabbè, se questi piccoletti mi sparano, però non lo posso fare. Cerchiamo di staccare un altro pezzo, ok? Così almeno è occupato a ricrearsi i pezzi. Entriamo qui e facciamo così. Ok, bloccato. Non può più fare nulla. Ciclo di ibernazione completo. Trasporto del paziente. Guardate com'è messo, senza pezzi, senza nulla. Ah no, improvvisamente gli sono ritornati i pezzi. Vabbè. Speriamo di non avere più a che fare con quella cosa. Sono riuscita a rimuovere il blocco di Mercer. C'è una stazione di trasporto secondaria lì vicino. Ti porterà l'idroponica. Speriamo di essere ancora in tempo. Eccolo lì, il nostro amichetto immortale congelato. Quindi i problemi non ce li darà più. Questi piccoletti qua io però direi di ammazzarli. Così almeno non ci rompono più. Tira fuori i tentacoletti. Tu, va bene, sei l'ultimo a muoverti. Ok, poi tocca a te. E muori, ho detto. Ho detto muori. Ok, grazie, molto gentile. Poi tocca a te. Su, ti stacco tutti i colpi, dai. Tanto me li ricompro, su. Forza. 11 colpi, rendetevi conto. Senza tentacoli, 11 colpi. Vabbè, ci prendiamo. Ammazza, tanto energia a contatto mi ha dato. Io pensavo mi davano qualcos'altro. Vabbè, dai. Comunque compenso, abbiamo ucciso definitivamente quello immortale. Che cos'è sta lucina blu? Non c'è nulla. Vabbè, dai, sarà un bug. Quindi, signori, dobbiamo tornare al trasporto. Il trasporto sta qui, però ci andremo nel prossimo gameplay. Quindi, signori, io vi saluto qui. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Quindi, niente, ci vediamo nel prossimo, che andiamo all'idroponica a togliere il veleno. Saluto. Ciao, ragazzi.